Si conclude con tanto amaro in bocca lo slalom maschile di Kitzbühel dopo una prima manche trionfale per i colori italiani, dove in quattro si erano piazzati nei primi 10, con Finazze che per la seconda volta in carriera si ritrovava a partire dal cancelletto per ultimo nella seconda manche, dopo uno slalom in Badia dell'anno scorso. E purtroppo una seconda manche che è stata un'ecatombe, veramente un'ecatombe, con quasi la metà degli atleti che sono usciti, tra cui anche Finazze che non è uscito, poi è arrivato al traguardo, idem Noel, ma praticamente insomma non hanno potuto lottare per la vittoria. E vince incredibilmente Dave Riding, l'inglese, diventa il primo britannico a vincere in Coppa del Mondo di sci, nonché lo slalomista più anziano a vincere uno slalom, perché il record apparteneva a Mickey Matt, che c'era riuscita a 34 anni, lui addirittura a 35. Ed è il terzo podio della storia, peraltro, per la Gran Bretagna nello slalom. Anzi, nella Coppa del Mondo di sci in generale. E sì, ha sciato bene Riding, ha sciato bene anche Brosen, ha fatto una grandissima manche Christoffersen, ha fatto una buonissima manche anche Maurberger da dietro, che è arrivato nono da 29esimo. Benissimo anche Sala sesto, però c'hai cioè, quattro italiani nei primi 10, Gross, Sala, Razzoli e Finazze. Fare una tracciatura un po' più classica, un po' più semplice, un po' più standard, più magari un po' simile a quella della prima manche, visto che c'hai quattro italiani nei primi 10 e sei l'allenatore italiano, fare una tracciatura un po' più semplice invece di questi quattro. È rimasto dentro Sala, miglior risultato in carriera, bravissimo. E Razzoli è uscito a 5 porti dall'arrivo quando avrebbe vinto, secondo me, perché stava sciando benissimo, aveva fatto una parte centrale meravigliosa ed era ancora davanti a Riding. Se fosse arrivato davanti a Riding, Razzoli avrebbe vinto. Vinazzer l'ha persa, secondo me, sia di testa, ma non solo, perché poi sì, l'ha persa di testa, perché comunque davanti si sono usciti Noel e Solevog, però probabilmente anche qualcosa non ha funzionato, perché lì è scivolato. Finazze, io non credo sia stata soltanto tensione, perché era partito anche discretamente. Finazze sul primo dosso. Che dire, un po' d'amaro in bocca c'è, un po' d'amaro in bocca c'è, perché c'era la chance di vincere finalmente la prima gara per Finazze, e sarebbe stato meritato, perché Alex ha tutte le potenzialità per vincere, per diventare fortissimo in slalom. Per ora sono arrivati soltanto 2 podi e non rappresentano il suo valore, perché se vediamo le gare, quante volte poteva arrivare sul podio, quante volte poteva vincere anche Finazze, quante volte è arrivato quarto, insomma, veramente tante sono state le situazioni in cui Finazze è arrivato molto vicino e poi è mancato un po' il centesimo per fare l'euro. Comunque, è stata una gara ancora una volta spettacolare, ancora una volta champagne come tutto lo slalom in questa stagione, c'è cioè un equilibrio incredibile, ormai 30-40 atleti possono vincere. La conferma è stata data da Broten, perché poi dopo la rimonta dell'altro giorno a Wengen, incredibile, dalla 29esima alla prima posizione, oggi dalla nona alla seconda, un altro podio, il secondo podio di fila, veramente bravo questo ragazzo multietnico. Fatemi sapere un po' voi nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Nei prossimi giorni usciranno anche le convocazioni per Pechino.
Comunque Razzoli è assolutamente ormai certo del posto, perché Razzoli c'è poco da fare, sta vivendo una grandissima stagione, anche oggi è andato veramente ad un passo da quello che sarebbe stato un altro podio, se non addirittura la vittoria, appunto. Se secondo me comunque se fosse arrivato al traguardo, il podio sarebbe arrivato inevitabilmente e secondo me si poteva anche vincere. Che veramente nel mezzo aveva fatto qualcosa di eccezionale. Però come costanza, come regolarità in questa stagione, come Razzoli, probabilmente nella Coppa del Mondo di slalom non ce ne sono, perché c'è una regolarità pazzesca, a parte oggi è sempre arrivato al traguardo, e soprattutto è sempre fra i migliori, sempre lì fra i migliori, ed essere entrato anche nei primi 15 della start list, e questo lo può ancora aiutare a confermarsi a questi altissimi livelli in slalom. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.